Buonasera a tutti, utenti di YouTube, da Narratore Italiano, da Profumavanta. Oggi ci troviamo nel cuore della Garbatella, una zona veramente promettente della capitale. Io e Porfu vogliamo parlare dei social network. Caro Porfu, ti voglio subito chiedere una domanda e mi risponderai immediatamente. Su quali social sei iscritto? Sono iscritto a Facebook, Instagram e anche a Twitter, anche se Twitter lo uso molto meno. E come ti trovi in questi social con le persone che lo frequentano? Ma mi trovo abbastanza bene, anche perché sono abituato a fare una selezione tra le persone, cioè non parlo con tutti, soprattutto non accetto le amicizie di persone che hanno un profilo falso, che capisco che hanno un profilo falso, con molte persone che magari non conosco pure non accetto amicizie. Cerco di essere prudente, perché oggi penso che utilizzare social network sia una cosa positiva, perché ci ha permesso di comunicare facilmente con altre persone, però bisogna essere molto più prudenti, perché è un mondo che nasconde inevitabilmente molte insidie. Altra domanda che ti voglio porre è: quando sei in questi social ti sei accorto che in qualche modo poche persone sono disposte a parlare, a chattare? E se sì, come hai reagito? No, mi è capitato forse qualche volta di incontrare persone poco disposte a parlare, però ripeto, non ho avuto una reazione molto scomposta, nel senso che non ho continuato a mandargli messaggi per incitarli a parlare con me, ma semplicemente li ho lasciati stare, ho lasciato perdere quelle persone, magari ne ho cercate altre con cui parlare, con cui aprire un dialogo. Quindi li hai ignorati, diciamo? Sì, li ho ignorati, esattamente. Sì. Ora ti dirò, caro Porfu, in 40 secondi circa, non di più, la mia esperienza. Io sono stato iscritto a Badoo, un social ricco di trab, di gay e di uomini che si proponevano a pagamento. Esperienza brutta, triste, non mi è piaciuta. Questo è un mio primo video tranquillamente. Facebook abbastanza bene, ma tu e io siamo amici ormai da... Mai sono da Facebook, dico, eh? Ah, Facebook, 5 anni. 5 anni. Tuo numero di amici? Il numero di amici 600, 600 e qualcosa. 600 e passa. Io ce n'ho più di 4.000. So. Devi considerare che a me però mi aggiungono ogni giorno persone che mi chiedono l'amicizia perché sono un blogger. Esatto, sei un blogger, ti hanno conosciuto tramite il blog, anche tramite i tuoi canali YouTube. Che vuoi ricordare quali sono? Sì, sono Narratore Italiano, che è il canale principale, poi è un secondo canale che si chiama Conoscitore Italiano. Esatto, in cui espongo, diciamo così, le mie verità, le mie opinioni, sì. Le mie visioni sicuramente tragiche, però alla fine hanno che di vero, ecco. L'ultima domanda che ti rivolgo è questa: quando sei entrato in questo mondo dei social, cosa hai ravvisato? Ti sei sentito subito accettato o hai avuto discriminazione? Ma discriminazione direi di no. Io sono entrato su Facebook, che è il mio primo social, nel luglio del 2009. E devo dire che all'epoca avevo ovviamente pochi amici, ma c'erano anche poche persone in generale che frequentavano questo social network. Quindi non mi sono sentito discriminato, anche perché nelle prime amicizie erano magari dei compagni di classe, persone che avevo conosciuto durante una vacanza in Puglia, con cui ho scambiato due chiacchiere, che non mi hanno assolutamente discriminato, anzi mi hanno trattato abbastanza bene. Poi con il tempo il numero di amicizie è cresciuto, non ho parlato più con tutti, sono persone che non sento da anni, perché non era un'amicizia vera e propria, era una semplice conoscenza. E soprattutto i compagni di scuola non l'ho più sentiti, perché non ero in grandi rapporti con loro, nonostante con qualcuno ci ho parlato in passato. Però in fin dei conti, riassumendo, è stata un'esperienza questa dei social che rifaresti, cioè ti riscriveresti di nuovo? Sì, quello sicuramente sì. Perché? E poi terminiamo il video. Ma innanzitutto perché comunque ti danno la possibilità di conoscere nuove persone, non tutte sono cattive, ci possono essere anche, ho conosciuto anche tante brave persone, questo ci tengo a sottolinearlo, sono gruppi e appositi brave persone che la pensano come me su tanti argomenti, ma poi soprattutto perché Facebook diventa anche un social network che è un contenitore di notizie, cioè un social network dove tu puoi leggere varie notizie dal vivo, tempo reale, che vengono postate da altre persone.
Grazie caro Porfo, e niente, il suo canale lo conoscete ormai, è un canale multitematico, lui fa, diciamo così, il simpaticone nei video, ma anche tratta argomenti importanti, questo diciamolo, e spero che vi troviate bene al suo canale, iscrivetevi, fatti dire come ti chiami Sì, tu. io mi chiamo Porfo90 su YouTube, cercate Porfo90, iscrivetevi, ovviamente ho anche una pagina Facebook dedicata al mio canale che si chiama Porfo90 e il mio profilo Instagram è sempre Porfo90. Niente ragazzi, io vi saluto, ci vi salutiamo, iscrivetevi al prossimo video da Porfo e da Narratore Italiano. Ciao.